Buongiorno ragazzi, bentornati al canale come sempre Fumini sulla vita. Oggi facciamo un full day meeting con Sammy che sta filmando. Stanno due posti, cioè possiamo andare sia qua ad Buff Coffee Company e farci il nostro caffettino che dobbiamo svegliarci, oppure Sammy te vuoi andare a Starbucks? Sì. O da Starbucks, cioè. O ti fidi del caffè qua? Vabbè dai, fidiamoci di Giulietto. Decidi te. Vabbè, mi fido. Allora, ci prendiamo il caffè. Il caffè vuoi Sammy? Boh, non lo so. Magari un caffè latte. Non sei cappuccino, so skinny cappuccino? Looks amazing. Dammi, dove andiamo? Dobbiamo trovare un bel posto. Pensavo di fare un pochino di foto per voi. Che ne dici? Io direi di sì, andiamo. Portami te, non so dove andare. Ah, cavolo. Allora, ci sono due posti. Uno di qua e uno di là, che secondo me è top. Inizierei di qua, che c'è una bella luce. Oh, ci sta. Sta nevicando di brutto qua, Bat. Prima location abbiamo fatto, devo dire, Sammy sempre non è il lavoro, Dai. Sei contento anche di vedere le foto? Sì, sì, assolutamente. Ragazzi, se volete seguirci su Instagram, proviamo sì. Sempre a postare motivation e foto, video che vi possano aiutare. Quindi sia io che Sammy, andateci a seguire se volete, ci fa veramente un sacco piacere. Adesso cerchiamo un nuovo posto, poi torniamo a casa, mangiamo qualcosina, pre-workout, andiamo in palestra. Oggi veramente è una giornata ricchissima, spero che vi piaccia il video. Comunque, digiuno intermittente. Provo a fast, quindi faccio il digiuno per quanto tempo? Fino alle 9, verso fino alle 12, 12 e mezza, così faccio il digiuno, salto la colazione e poi inizia il full day of eating. Per ora è solo full day of fasting. E che stiamo a fare mo adesso? Allora, andiamo a Costa Coffee. Mi piace, dice Sammy, proprio è bravissimo il videografo. Terzo. Andiamo un attimino a riscaldarci, a prenderci magari un altro caffè o un po' d'acqua, perché ho le mani, non so se vedete, sì. Sono veramente fortissime. Allora ragazzi, qua abbiamo finito il photoshoot finalmente. Mamma, quindi sì, va veramente bene. E quindi mo andiamo a casa, ci riscaldiamo e poi se becchiamo in palestra. Siamo appena tornati a casa, adesso è 1:30, siamo stati fino ad ora ad editare le foto. Io voglio interrompere il mio fast. Sammy, puoi prendere un attimo la telecamera? Certo, bro. Vai. Vedi se sono troppo focalizzato? Sì. Ah, ragazzi, questa maglietta qua in questo momento, anzi. La tuta è la tuta di Animal Ambition, se volete prenderne una, devo dire che sono abbastanza comode, la qualità è buona, poi voglio ringraziare Eugenio per il pacco, mi sta abbastanza bene, indosso taglia M, col codice MAV potete prendere 10% di sconto, ci sono i saldi ora se ne volete prendere una, ma questo non è l'importante, l'importante è che interrompo il mio fast e mi mangio, ti è arrivato un coso. Mi provo per la prima volta questa barretta, Oats and Whey Flapjack al gusto del caramello, che come vedete qua, questa dovrebbe essere una barretta quindi di avena e vi dico il macro subito, sono per tutta la barretta 322 calorie, 9 grammi di grassi, 39 grammi di carboidrati, quindi un bel po', e anche 23 grammi di proteine in questa barretta. Me lo mangio, fra 30 minuti andiamo in palestra, mi prenderò una pillola di caffeina come al solito, ma per ora questo è il mio pasto. We're just running forward in the dark. You knew just what my soul needed. Two hearts, we share the same beating. Is this what it feels like? Coming back to real, coming back to real life. Yeah.
adesso abbiamo fatto una doccia, siamo pronti per il pasto post-workout. Sammy, andiamo da Subway? Andiamo da Subway! Abbiamo pensato, dato che non siamo mai stati da Subway, che è abbastanza cheap, non so se c'è in Italia Subway. Non credo, forse a Milano. C'è in Italia Subway? Non lo so. Non lo so. Comunque, non costa nemmeno tanto e onestamente vi facciamo vedere che riusciamo a fare delle combinazioni che sono in realtà abbastanza salutari, quindi non è che è un fast food completo. Quindi andiamo da Subway, ci prendiamo un panino, pensiamo ci abbiamo fame, no? Sì, molta allora, fame. Dai. Andiamo. I'll have a footlong, please. Honey oat. And I'll have some chicken and some cheese on it, please. Thank you very much. Sorry? Toasted, yes, thank you. The olives. Some tomato and some lettuce, please, and that's it. Thank you very much. Eccoci qua, allora, pasto post-workout, facciamo vedere cosa c'è nel panino. Io ci ho preso un po' di lattuga, pomodori, un po' di olive e ci ho messo dentro del pollo con del formaggio. Benissimo. Vai, mi sono preso accanto, mi sono preso una Pepsi Max, la cosa molto buona di Subway è che tutte le calorie in realtà sono sullo schermo del menu, quindi basta che prendo l'applicazione, ce lo metto dentro e abbiamo risolto, non c'è problema e questa è una cosa ottima, quindi anche se mangi un panino sai esattamente le calorie che stai consumando. Poi ovviamente è una stima, ma meglio di niente, diciamo. Basta, faccio vedere se hai il tubo, l'hai preso. Allora raga, io mi sono preso un Italian baguette con un po' di pollo, formaggio e bacon, un po' di BBQ sauce. Quindi un bel po' più grasso. Noi adesso ci finiamo qua di mangiare il pasto post workout, poi continuiamo a fare delle foto e ci rivediamo dopo. Ready to roll, man. Abbiamo finito lì da Subway. Yes. Sammy, che volevi dire? Vai, vai te. Oh, niente. Niente, stiamo andando a casa, mo. E niente, andiamo a casa. Ci prepariamo l'ultimo pasto della giornata. Sì. E non lo so. Non so. Dobbiamo cucinare qualcosa. Cucinare te. Non lo so. Vabbè, vediamo un po' che cucinare. Cucino io. E niente, ci becchiamo tra poco. Ok ragazzi, adesso sono le 6:30, è successo un po' un casino, Sammy deve partire, che doveva prendere il treno, però dato che nevica, ti puoi far vedere. Yes, no. Ha nevicato un pochino e quindi hanno cancellato i treni, quindi Sam adesso deve prendere il bus e quindi sarebbe un po' sconvolto tutto, quindi abbiamo deciso di cucinare subito l'ultimo pasto della cena e vi faccio vedere anche il piccolo dessert cosiddetto che vi farò dopo. Vi faccio vedere gli ingredienti, siccome abbiamo già mangiato del pollo, oggi ho deciso, ci mancano ancora le proteine, però invece del pollo facciamo un po' di tacchino. Questi sono in tutto 260 grammi, quindi faremo a metà, 130 grammi a testa. Poi ci facciamo un'insalata con dei pomodorini e dell'iceberg. Io non ci metto sopra olio né niente, solamente un po' di sale e secondo me è buonissimo così. E poi questo, vieni a fargli vedere il riso, questo l'avete già visto, è il riso veloce, ci mette 2 minuti nel microonde e così che non dovete stare 20 minuti a cuocerlo e a bollirlo lì come la pasta e vi salva un sacco di tempo, soprattutto se siete studenti, ve lo consiglio veramente tantissimo. Questi sono 250 grammi, ricordate c'è già dall'acqua aggiunta, quindi in realtà sono meno, ma per tutto il pacco sono 440 calorie, quindi questo è ottimo anche per Simon che sta a bulkare, perché è un pacchetto mini e ci stanno un sacco di calorie. Yes. Quindi adesso faccio il primo pasto così e ci vediamo una volta che cuciniamo. E eccoci qua con i due piatti finali, se me li puoi far vedere. Ecco qua un piatto tipico che mi faccio molto spesso perché c'ha sia dei carboidrati che delle proteine e un po' di verdura qui accanto. E quindi sì, questa sarà la nostra cena. Abbiamo deciso di fare tutto rapidamente perché Sam appunto deve partire, quindi vi faccio anche vedere dopo quello che mi mangerò. Mi faccio questo Total Fage yogurt greco 0%, che è veramente un ottimo apporto proteico. Quando i ragazzi mi dicono ah, non riesco a colpire proteine, consiglio questi. Mi faccio anche su un po' di frutta perché oggi non abbiamo mangiato niente di frutta, quindi ho qui 160 grammi di melone e di qualche uva. E mi faccio anche 200 grammi di questi datteri, quindi questi erano per i carboidrati come piccolo snack prima di andare a cena, ma intanto ci mangiamo questo. E la cosa più importante che volevo dire è che
non importa l'orario in cui fate i pasti, a meno che non state a un livello proprio professionista, l'orario in cui fate i pasti non importa, è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che l'importante sono calorie e macronutrienti nell'arco della giornata. Come vedete, noi qui stiamo un po' stimando, non ho pesato niente, ho semplicemente visto sulla confezione e ho diviso per due, poi inserisco tutto nell'applicazione MyNet Diary, come vedete, e mi escono calorie e macronutrienti che vedete qui adesso sullo schermo. Questa è la cosa importante. Io più o meno 5 giorni su 7 monitoro le mie calorie e tracco tutto. Simon fa diversamente, non vede esattamente i grammi, è sicuro di mangiare abbastanza proteine, prova a colpire 100 grammi di proteine e passa, e soprattutto sta molto attento alle calorie, quindi a volte mangia più grasso perché deve arrivare a 3500 calorie, perché sennò non prende peso. No, Sammy? Sì, praticamente io guardo, mi concentro maggiormente sulle calorie, quindi ogni passo metto sull'app quante calorie sono in base a quello. Poi sì, guardo anche le proteine, e il grasso non è veramente importante perché per me comunque non è che si fa vedere tanto questo. Quindi sì, le calorie sono la cosa più importante, assolutamente. Quindi noi ci mangiamo questo pasto qua e ci vediamo nella clip finale. E vogliamo concludere il video, Sammy? Assolutamente. Ok, allora, come avete visto, full day of eating, ho messo due video un giorno dopo l'altro, perché ovviamente quando viene Sammy, nonostante siamo amici e magari usciamo, proviamo a fare il più possibile, ma stiamo comunque sempre lavorando a provare a portare dei contenuti più interessanti, più informativi, anche più divertenti per voi. Abbiamo quindi intenzione quest'estate di magari provare a fare daily uploads, provare magari a fare 30 video ogni singolo giorno, portandovi sempre contenuti un po' diversi, viaggiando allo stesso tempo, portandovi dei full day of eating e degli allenamenti, dei tips, dei consigli per la palestra e l'allenamento scientifico in altri posti. Quindi magari andremo a Barcellona, facciamo un video là, magari abbiamo in piano di viaggiare un paio di settimane e portarvi sempre più video. Quindi Simon mi aiuta un sacco perché dal punto di vista dei film, dei vlog, dei filmati, dell'editing, queste cose qui, mi aiuta tantissimo e possiamo dividerci il lavoro tra di noi. Spero vi sia piaciuto il Full Day of Eating. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo doppio vlog ieri e oggi, fatecelo sapere. Sammy, dove ti possono trovare loro? Ragazzi, mi potete seguire su Instagram, metto il mio nome qua, Sammy_Forrester, metto tanti contenuti, tra l'altro ho appena messo il mio story di noi, comunque di questi giorni, quindi se... Le retroscena, backstage, è un po' noi che facciamo un po' gli stupidi, quindi se vi interessa vedere quella parte della nostra vita, andate sulla mia pagina e vedete tutto. E niente, volevo ringraziare tutti quanti i supporters che sono venuti sulla pagina, i nuovi iscritti, siete tantissimi. E grazie specialmente a te, lo so che stai guardando adesso. Niente, sì. Sato. No, veramente ragazzi, per noi è un sacco di lavoro, cioè, perché abbiamo comunque due vite abbastanza piene, perché lui lavora, io sto all'università e ho tantissimo da fare, ingegneria, per tutti voi ingegneri sapete quanto è tosta, sì. Quindi in realtà portare dei video così, dobbiamo comunque fare dei sacrifici, quindi dobbiamo sapere se voi volete che proviamo a portare questa cosa quest'estate, se ci seguite, se ci supportate, perché se noi finiamo di metterci così tanto effort, così tanta forza, così tanto impegno a portarvi video ogni singolo giorno, che poi dobbiamo fare sacrifici, cioè alla fine stiamo comunque 2-3 ore al giorno editando, facendo contenuti per voi, curando tutto. Se voi non li volete o pensate che comunque non vi farebbe niente, non vi fa né caldo né freddo, allora ce lo dite e magari pensiamo a qualcun altro e ci risparmiamo le cose. Se invece vi sono piaciuti questi vlog, noi amiamo farli, sì, quindi anche se un sacco di lavoro, tipo lo facciamo perché amiamo farli. Se a voi piace, ancora meglio, è una cosa che funziona bene per entrambi di noi, altrimenti fatecelo sapere, facciamo qualcos'altro. Sì, assolutamente, comunque quello che voi volete noi lo facciamo, quindi basta che ci fate sapere e noi ricambiamo. Detto questo, ovviamente se volete supportare il movimento, se acquistate una maglietta ci fate super super felici, la maglietta che avete visto. Penso che la finiamo qua. Ah sì. Voglio dirvi ragazzi, grazie mille di tutto, perché è quasi, per noi è quasi strano che... Non so, siamo arrivati a così tanti iscritti in così poco tempo. E alla fine siamo due ragazzi e come tutti quelli che magari hanno intenzione di iniziare qualcosa, vi consiglio veramente che è un sacco di impegno, dovete lavorarci tanto, ma se siete appassionati di quello che fate, lo farete vedere, lo farete traspirare nella telecamera. Ci sarà gente come voi con le vostre stesse passioni che seguono quello che fate. Quindi noi non sappiamo come siamo qua, però puntiamo sempre a lavorare di più e andare sempre più in alto con il vostro supporto, ma ve ne siamo veramente grati. Grazie a lui. Grazie anche a loro. Sì, grazie a lui e grazie a te. Grazie a te. Dai. Ultime cose che vuoi dire? Niente, no, grazie per il supporto e grazie a tutti quelli che stanno guardando adesso. E infatti, siamo rimasti in pochi, fateci sapere nei commenti se vi piace la nostra idea che abbiamo per quest'estate. Ciao.